Esattamente in questo momento, mentre calpesto l'asfalto di una grande opera, immagino abbiate già capito, sono sulla Gallico Gambarie appena realizzata, il mio pensiero inevitabilmente va a tutti coloro i quali in questi anni, ahimè, ahi noi, tantissimi, hanno mantenuto il classico e puntuale atteggiamento del disfattismo, del pessimismo, del non si farà mai, sarà l'ennesima incompiuta calabrese, avranno perso i fondi. Ebbene sì, siamo oggi qui a smentire, come già successo per l'aeroporto di Reggio Calabria, con i fatti quell'atteggiamento. Quell'atteggiamento che nel passato ha portato purtroppo ad una politica antisviluppista, contagiando generazioni e anche popolazioni al negativo, mentre oggi siamo qui concretamente a dare vita ad una grande opera che si impone, perché è bellissimo. Io vi invito a venire il 1° dicembre per vivere la stessa sensazione che sto vivendo io in quest'opera, dicevo, che si impone all'interno delle nostre montagne bellissime, che non hanno eguali in nessuna parte del paese, ad una vegetazione a colori meravigliosi, e a vivere la stessa sensazione che sto vivendo io. Quindi l'1° dicembre sarà una festa istituzionale di tutte le istituzioni, tutti coloro i quali hanno compartecipato al raggiungimento di questo grande obiettivo, ma soprattutto al popolo che evidentemente da troppi anni ha atteso questa grande opera. Un'opera che collegherà il mare alla montagna, la città metropolitana al cuore dell'Aspromonte, che darà impulso economico, infrastrutturale, sociale, culturale. È chiaro che noi dobbiamo, col nostro impegno, continuare ad operare per valorizzare l'infrastruttura, ma soprattutto dare un impulso parallelo a tutte le cose appena elencate a questo straordinario territorio. Sono molto felice, sono molto soddisfatto, sono molto contento di essere qui, ma ci vediamo domenica 1 dicembre alle 10:30 per festeggiare tutti insieme.